Minchia frate, come sto? Basta, sta canzone in testa mi è entrata, cazzo. Mettiamo a fuoco bene? Dovrebbe essere messo a fuoco, se no sti cazzi. Cazzo. E poi ragazzi, pure con la maglietta di Drake, in tutti i sexy shop a soli 2,69 euro. E finalmente mi sono tagliato i capelli. In tutto ciò sto registrando alle 11:30 di notte. Bella ragazzi, bentornati qui sul mio canale, come sempre è Drake che vi parla. E oggi ragazzi siamo qui sul secondo episodio di Parliamone. Cazzo, la serie dove parliamo, ovviamente. E raga, lo scorso episodio vi è piaciuto un botto, cazzo, non me lo aspettavo proprio. Poi scendiamo vedendo i commenti. Perché avete scritto nello scorso episodio tutti l'hashtag merda di scuola, vaffanculo, eccetera, eccetera, eccetera. Spiegatemi perché avete questi cazzo di problemi mentali. E poi c'è gente che ancora scrive, raga, ma qual è il numero di Drake? Raga, la descrizione qua sotto, dove sta il titolo, cliccate nel titolo, vi si apre una pagina a lungo dove stanno miliardi di cose dove potete contattare me, la crew, Facebook, Instagram e il mio numero WhatsApp. C'è scritto 345. Canzone alla fine, The Rude Sandstorm. D'altronde, guardate che figa la cover. Comunque, ragazzi, oggi di cosa parleremo? Drake e lo sport. Devo dire che io da piccolo ero un appassionato di danza. Non ditemi nulla, per favore. Mi alzavo ballando, andavo a letto ballando, ero sul cesso e ballavo. Era una cosa che stava qui nella testa. Non è che avevo un problema nella testa che funziona a metà e ogni tanto parte un suono che fa pam pam, basta. No, regà, era qualcosa di pazzesco. Facevo hip hop, ballavo così a cazzo, senza vergognarmi, senza nulla. Crescendo diventai abbastanza timido e anche se provai a fare una lezione di hip hop, abbandonai completamente la danza. E niente, all'età di 8 anni andrai a provare a giocare a calcio. E allora Drake cosa ha fatto? È andato da un amico di mia madre, che era il mister di una scuola calcio, e ho provato. La prima cosa che mi ha detto il mister: Cristiano, vedi che corri come una femmina, ma per caso facevi danza? E io lì mi volevo sparare, anche se avevo 8 anni. Ma nonostante questo, la prima partita che feci a 8 anni, la prima volta che toccavo un pallone, me lo ricordo ancora, ho fatto 3 gol e ho preso una traversa. Proprio per quello poi il mister ci ha voluto lavorare sopra. Il risultato, ho iniziato a giocare con quelli più grandi di me a soli 8 anni. E devo dire che ho imparato davvero molto. Era un cazzo di tappo? A me ne andavo ovunque, giocavo prima punta e mi smarcavo chiunque, il Messi da piccolo. Solo che un pochettino avevo paura per i falli. Perché una volta qualcuno mi ha pestato il piede con i tacchetti. E da lì ho imparato a bestemmiare. Sorridete che vi faccio una foto? 1, 2, 3. Cazzo ridi. Poi, dopo di ciò, questo qua non era incluso nel pacchetto del video, ho iniziato un progetto con, diciamo, una scuola calcio. Le prime partite, le prime finali, le prime emozioni. Mi ricordo una volta, abbiamo giocato una finale e in pratica questa finale è stata vinta dagli avversari in maniera scorrettissima. In pratica in questa partita io non avevo un posto, dovevo giocare in difesa, giocare in ala, giocare in attacco, seconda punta, quasi facevo pure il portiere, cazzo. Stavamo pareggiando, fino alla fine vado a pressare, arriva la palla a un giocatore avversario, come la stoppa con le mani. Avete presente quando gioca da pallavolo, no? Arriva il pallone, questo è lui. Ma ovviamente siamo in Italia e gli arbitri, anche nelle categorie dove giocano dei piccoli pulcini, dove si vede cazzo quando la prendi con le mani o non la prendi con le mani, o almeno le regole le sapevo, quindi quando la prendi con le mani era fallo! Guarda, mi sto incazzando in lontananza di anni. E nulla. Dopo di ciò si è ritrovato davanti alla porta e ha segnato. E lì continua a bestemmiare. E in tutto ciò, stop incredibile. Oh, attenzione! Proprio lui! Wow! Cosa cazzo sto facendo? Però la cosa più figa è che abbiamo avuto la nostra rivincita. Li abbiamo rincontrati l'anno successivo. Siamo finiti sempre nel campionato con loro. Abbiamo giocato questa partita. Era sempre una finale. Abbiamo stravinto quella partita, stravinto. Non mi ricordo quanti cazzo di gol ho fatto. Proprio avevo il sangue negli occhi, volevo ucciderli. E per concludere in bellezza, arriva un cross da un mio compagno. Cosa ho fatto? L'ho messa dentro con la mano. Regà, quanto ero felice, ho esultato come non mai. Cazzo di serio! Ho messo la mano sul ginocchio per non farmi vedere. Quando mi è arrivato il pallone, ho staccato la mano e ho segnato. E nulla, dopo questi anni è arrivato il Catania a calcio a 5. E quando ero esordiente mi facevo sia il campionato degli esordienti, sia il campionato dei giovanissimi. Quando ero giovanissimo mi facevo sia il campionato dei giovanissimi, sia il campionato degli allievi. Andavo sempre avanti con l'età e per me era sempre una cazzo di emozione. Quella lì al centro è la maglietta del Catania calcio a 5. E nulla, ragazzi, in questi anni mi sono stradivertito, ho incontrato dei ragazzi fantastici ed eravamo uniti sia dentro il
campo sia fuori. E una volta, ragazzi, è successa una cosa brutta, ma allo stesso tempo abbastanza divertente da raccontare. Eravamo in una finale, sì, ho giocato tantissime finali, e la partita non stava andando benissimo e c'era molta tensione in campo. E cosa è successo? Dopo che hanno segnato loro, hanno iniziato a sfotterci in campo. Quindi ci sono girati letteralmente i coglioni, soprattutto a qualche mio compagno di squadra. Ma si stava ancora contenendo. Poi, quando il portiere della squadra avversaria gli lancia in faccia il pallone, raga, dovevate vedere da che sta fermo, si gira, guarda negli occhi il portiere, prende questo utensile chiamato mano e glielo stampa in faccia. Quello cade a terra e dopo di ciò rissa. Tutti uno contro l'altro. Sembrava rugby, cazzo, avevamo cambiato sport. E tutti i nostri tifosi erano scesi a contribuire la rissa. In tutto ciò io e il mio compagno di squadra siamo riusciti a bloccare colui che ha dato il pugno al portiere, che però se lo meritava. Eravamo una squadra imbattibile. Perché dico eravamo? Perché ormai il settore giovanile, diciamo che non esiste più, per vari motivi successi in alcune partite. Fatto sta che non gioco da un anno a calcio e devo dire che un po' mi manca rivivere quelle emozioni di una volta. Anche se ora le vere emozioni siete voi. Mi sta salendo il diabete, cazzo. Un applauso! Grande! Grandissimo! Un applauso a Samuele! Quanto è figo! Cazzo! Raga, vediamo se posso fare... Oh, attenzione! So fare ancora dei palleggi? Ma è però proprio un cazzo. Basta, basta, basta! Ma è una gioia! Niente, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un like. Vediamo se riusciamo a raggiungere come lo scorso video i 400. Scrivete sotto nei commenti il prossimo argomento da affrontare nel Parliamone. E nulla, come sempre in descrizione trovate Instagram, WhatsApp, Facebook, i canali della crew e tutte queste cazzate varie, bla 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 bla. Qui, come sempre, The Drake. È tutto bene, raga.